Era prevedibile, decisamente prevedibile. Ben ritrovati a tutti ragazzi, buongiorno, come state? Spero tutto bene. Era prevedibile che una sconfitta del genere avrebbe fatto rumore. Certo, è la prima, è un nuovo ciclo che sta iniziando, è un ciclo di tanti cambiamenti, è un ciclo anche che va a interrompere qualcosa di storico, no? Come è stata tutto il preambolo, tutto il pregresso prima di arrivare a questo punto, tra il ciclo dei 9 scudetti e la seconda parte in cui si è faticato a vincere, si è tornati ad alzare una Coppa Italia e si è voluti andare in una direzione differente. Quindi è normale. Però il processo di Norimberga non me l'aspettavo. La discussione, sì, il rumore, sì. Però io lascerei da parte delle discussioni un po' più profonde perché dopo 16-17 giorni di allenamento, io credo che sia anche francamente privo di logica. Non voglio essere offensivo o scurrile, è giusto che ognuno abbia la propria idea, però privo di logica andare a sentenziare in maniera definitiva. Perché non può esistere che prima dell'inizio di un campionato ci siano già dei giudizi definitivi. Poi credo che questo faccia parte dell'intelligenza delle persone e credo che tutti, ragionandoci anche in maniera un po' più approfondita o a freddo, si possa arrivare a pensare che effettivamente è uno stop che sì, fa male, sì, dà fastidio perché perdere non è mai bello, ma poi è uno stop fine a se stesso che lascia il tempo che trova. Thiago Motta ha minimizzato, ha detto che è sicuro che verrà allestita una squadra competitiva e noi siamo sicuri insieme a lui. Però vogliamo fare le pagelle, anzi, le pagelle, due parole al volo con una sorta di giudizio positivo, giudizio neutro o giudizio negativo nei confronti dei 22 giocatori che sono scesi in campo, se no verrebbe un video di 5 ore e non avrebbe senso mettersi qui a discutere in maniera decisamente approfondita di quella che è una partita troppo brutta per essere vera. Partiamo da De Gregorio, che per me è il primo neutro. Per neutro si intendono comunque giocatori sufficienti, perché la prestazione di De Gregorio è sufficiente. Non ci sono state parate esagerate, ci sono state parate normali, a volte anche centrali, che hanno permesso alla Juventus di non affondare definitivamente sotto i colpi del Norimberga, però non sono state parate difficili e sul primo gol diciamo che ha dormito un po' tutta la Juve prima di Di Gregorio, non è ovviamente sua la colpa. Barbieri, giudizio negativo, perché in occasione del primo gol lui è tanto colpevole e perché comunque in generale quando era in possesso del pallone l'ho visto sempre un po' troppo timido. Giudizio negativo anche per Thiago Jalot, un incubo, secondo me in assoluto il peggiore in campo. Sul primo gol veramente una dormita colossale e poi c'è stata anche un'occasione in cui ha sbagliato uno stop e ha mandato in porta l'avversario. Beh, decisamente rivedibile. Thiago Jalot non giocava da tanto tempo, avrà bisogno di recuperare con calma, indubbiamente, ma non può essere questo. Ci auguriamo tutti che sia distante dall'avere questo tipo di livello. Facundo Gonzalez, giudizio positivo, perché è un ragazzo che comunque arrivava dalla Serie B, è un ragazzo che non mi aspettavo di vedere titolare da subito nell'amichevole e secondo me alcune cosine fatte bene le ha fatte. Poi non è stata una prestazione da 10 in pagella, neanche lontanamente, però è uno di quelli che mi è dispiaciuto di meno in un primo tempo pessimo della Juventus di Thiago Motta. Rui, giudizio neutro, un paio di sgambate, di sgroppate, di allunghi su quella fascia sinistra e poco altro. Locatelli, giudizio negativo, insieme a Thiago Jalot sono i due giocatori che mi hanno deluso di più. Locatelli deve svegliarsi, eh. Locatelli deve veramente darsi una bella svegliata perché se non prende questo treno di questa stagione qui non dirà solo addio alla Juve, secondo me anche al calcio ad altissimi livelli, quindi su rischio pericolo. Kefren Turam, ho letto che tanti di voi l'hanno considerato positivo, io lo considero negativo, ma perché l'ho visto troppo imballato ed è normale con quel fisico metterci un po' più degli altri, però non è una bocciatura la mia, è
semplicemente una partita nella quale non mi ha convinto e dove ho giocato soltanto 45 minuti. Come Nensia, non l'avevo mai visto giocare, ho sentito tanti parlare bene di lui negli ultimi mesi, abbondanti anche nell'ultimo anno. Io non lo conoscevo per niente, mi è sembrato un giocatore ancora un po' assente o leggerino, distante dai livelli di una squadra come la Juventus, decisamente distante, quindi giudizio negativo. Giudizio positivo per Miretti, uno insieme a Facundo e a un altro giocatore che vedremo dopo, tra i migliori nel primo tempo della Juventus. Anche qui non stiamo parlando di una prestazione super super positiva, però se devo salvare un giocatore, Miretti è tra quelli, ma è ancora troppo poco per essere considerato un giocatore importante per questa Juve. Miretti, come Locatelli, dovrà approfittare di questa annata qui. Asa, secondo me, è migliore in campo della Juventus del primo tempo, quello più pimpante, quello più dinamico, con più energie, con più idee, con più voglia. Quindi credo che sia stata una buona prestazione da parte di Asa, che è stato schierato come esterno sinistro nel 4-2-3-1 di Thiago Motta. Prestazione positiva. Prestazione negativa per Sekulov, perché mi è sembrato veramente inesistente, distante da quello che dovrebbe essere un attaccante. Non so nemmeno se questo è il suo ruolo principale o se è stato utilizzato lì per necessità perché non c'era un vice Vlahovic, però sicuramente Sekulov ha fatto una brutta partita da giudizio negativo. Questi erano i giocatori del primo tempo. Andiamo ovviamente in panchina, andiamo a valutare quelli che sono subentrati. Partendo da Federico Gatti, giudizio neutro, anche se ci sono state un paio di sbavature, però anche un paio di giocate interessanti, un lancio lungo direttamente sui piedi di Mbangula, che ha anche messo giù addomesticando molto bene il pallone. Insomma, Gatti che è un altro di quelli che non sappiamo che tipo di gerarchia avrà quest'anno con Thiago Motta e che quindi dovrà cercare di faticare un po' di più degli altri in allenamento. Ma lui è abituato a queste cose, se no non sarebbe qui. Non ha paura di questo. Dusan Vlahovic, giudizio negativo. Non solo per il rigore sbagliato, ma anche perché in queste situazioni in cui la squadra fa un po' fatica, a maggior ragione se indossi la fascia della Juve, a maggior ragione se il tuo stipendio sta andando a crescere a dismisura anche oltre i limiti salariali autoimposti dalla Juventus, bisogna tirare fuori quel qualcosa in più. Vlahovic è il suo secondo anno e mezzo alla Juventus, va per il terzo e quindi ora è necessario quel qualcosa in più. Poi, ripeto, siamo al 26 di agosto, di luglio, neanche di agosto, di luglio. Il campionato inizierà tra una ventina di giorni circa. La Juventus avrà ancora tanto da lavorare, tanto da smaltire, tanto da sistemare a livello di gambe, però iniziamo a sistemare anche la testa. Hasic, giudizio neutro, perché è un giocatore che ho visto poco. Mi dispiacerebbe bocciarlo, perché comunque in occasione del rigore sbagliato da Vlahovic inizia l'azione proprio lui, andando in percussione, non mollando, anzi andando anche a contrasto in maniera dura con i difensori avversari, vincendo qualche rimpallo e poi servendo Weah sulla corsia di destra. Però un giocatore che forse in quella posizione lì non mi ha convinto tanto. Non ho ancora capito che tipo di giocatore è, ma secondo me sarà un aggregato alla prima squadra e ce lo dice il suo numero di maglia, 17, non un numero di un giocatore che solitamente torna nelle giovanili. Nicolò Fagioli, prestazione positiva. Mi è piaciuto, il tocco di palla di Fagioli è sempre buono. Serve però dare un giro di chiave ulteriore alla manovra, perché Fagioli credo che quest'anno potrà togliersi delle belle soddisfazioni. È stato uno dei migliori della Juve del secondo tempo, però la Juve del secondo tempo ha perso 2-0 contro una squadra di Serie B tedesca, quindi va sempre rapportato comunque quello che è la valutazione nei confronti dei singoli. Timothy Weah, voto positivo. È uno di quelli che secondo me sta meglio in questo momento a livello di gambe, è uno di quelli che ha avuto anche un po' più di ispirazione, è uno di quelli che sicuramente salva la faccia all'interno di questa partita e salva anche un gol per la Juventus sostituendosi a Perin in quella clip che ormai è diventata virale sui social. Andrea Cambiaso, voto negativo.
troppi palloni persi, anche in maniera banale, non roba da lui, sicuramente non lucido o leggero in questo momento a livello di testa. Cambiaso, proprio con Thiago Motta, ha raggiunto un livello importante a tal punto da rimanere alla Juventus anche l'anno successivo. Ora che ritrova Thiago Motta proprio alla Juventus, dovrà ricominciare dove aveva terminato a Bologna. Però questa prestazione, nella fattispecie, non mi è piaciuta. Juan Cabal, prestazione positiva, da difensore centrale che diventava quasi una sorta di braccetto di sinistra di una difesa a tre, non mi è dispiaciuto, anzi abbastanza interessante come giocatore. Mattia Perin, voto neutro, perché non ci sono stati interventi da parte di Perin, non ci sono state colpe sui gol, non ci sono stati miracoli, ci sono state poche parate, quindi abbiamo poco da dire. Nicolò Savona, voto positivo, perché forse sbaglia sulla chiusura della diagonale quando si trova il giocatore, mi pare in occasione del terzo gol, da solo insieme a Gatti, non si sapeva chi si stava marcando chi. Però per tutto il resto Savona è stato un bel giocatore, ordinato, pulito, anche una bellissima apertura per UEA all'inizio del secondo tempo, tant'è che Thiago Motta si è girato, ha guardato chi fosse stato a dare quel pallone al numero 22. Non mi è dispiaciuto, giocato in maniera solida, uno o due tocchi, ha fatto le cose che doveva fare. Secondo me sarà un aggregato della prima squadra, magari non in maniera fissa, però un giocatore sul quale si potrà fare affidamento. Hans Nicolussi Caviglia, prestazione, voto positivo, secondo me. Stesso discorso per Fagioli, anche se Nicolussi parte non uno, ma secondo me anche due gradini in meno rispetto a Fagioli, però la gestione del pallone da parte di loro due non mi è dispiaciuta. E serviva però ancora qui, anche qui, qualcosa in più, perché sì, sono state due prestazioni che se rapportate al primo tempo, le prestazioni di Locatelli e Thuram, secondo me Fagioli e Nicolussi hanno fatto decisamente meglio, ma quel meglio non è stato abbastanza, questo va sottolineato con grande chiarezza. E poi abbiamo un Bangula, che è un altro giocatore che avevo visto veramente poco, però lo spunto ce l'ha. Mi pare un giocatore in grado di creare superiorità numerica, che non ha paura di andare all'uno contro uno, che non ha paura di puntare l'avversario e cercare di metterlo in difficoltà. Bene così, questi sono i giocatori che servono alla Juventus, anche proprio in chiave sostituzione da aggiungere all'organico della prima squadra. Signori, queste erano le pagelle molto alla veloce, dato che non è ancora iniziato il campionato, quindi cerchiamo di prendere dei contenuti anche un po' più leggerini. Fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti nei confronti dei giocatori che hanno preso parte a questa prima partita di Thiago Motta, prima sconfitta ai noi della Juventus di Thiago Motta, sperando che possa essere una delle poche di questa stagione, magari addirittura l'unica, sarebbe bello però. Sarà anche complicato. Fatemi sapere le vostre opinioni e noi ci vediamo nel pomeriggio per parlare anche un po' di calciomercato.